più di 2.500 euro il ricavato della giornata di solidarietà organizzata a Scoppito. Soldi da devolvere al reparto di oncologia dell'ospedale dell'Aquila. Una giornata dunque all'insegna della solidarietà e dell'amicizia, in cui la popolazione ha voluto partecipare. In prima linea l'associazione Teramana Morena Una Farfalla per Sempre, che da diversi anni organizza iniziative simili in tutto il territorio. Questa giornata è innanzitutto una giornata fantastica, perché noi abbiamo conosciuto Chiara Gallo poco tempo fa e abbiamo visto che avevamo obiettivi comuni, e questo ha fatto sì che ci muovessimo per creare una giornata della solidarietà. E la riuscita di questa giornata, secondo me, sta dal fatto che partecipa un sacco di gente. Molti sentono il problema dell'oncologia in generale, molti capiscono che l'oncologia ha sempre più bisogno, e se gente come noi non si dà da fare, non ha senso. Questo è l'importanza di cosa si fa oggi per obiettivi anche futuri. Noi in futuro abbiamo un obiettivo, che è quello di dare una macchina che non fa cadere i capelli a chi fa la chemioterapia. Il nostro obiettivo, non esiste un obiettivo finale, il nostro obiettivo più ambizioso è quello di far smettere ai malati oncologici di fare pellegrinaggio da un ospedale all'altro, perché sono convinti che una parte è migliore dell'altra. Ma se noi riuscissimo ad avere e ad attrezzare i reparti oncologici degli ospedali abruzzesi di materiale all'avanguardia, la gente non deve più fare pellegrinaggio per cercare dove si può stare meno, peggio, dove si può stare bene, dove magari lo stregone gli ha detto che li guarisce. Ecco, queste cose qui. A Scoppito l'amministrazione comunale, l'associazione Il Volo della Crisalide, assieme alle altre associazioni del territorio e ai ragazzi del servizio civile, hanno reso questa giornata davvero speciale. Una bella iniziativa, un'iniziativa che mette in contatto un'associazione locale, Il Volo della Crisalide, con questa associazione di Teramo, Morena Una Farfalla per Sempre, per questa iniziativa appunto di solidarietà che riguarda la possibilità di trovare delle risorse a favore della lotta contro il cancro. È una cosa che ci fa molto piacere, perché, come ripeto, nell'ottica della solidarietà lancia anche un messaggio di socializzazione tra due realtà differenti. Insomma, una bella giornata. Qui oggi si va a concretizzare un percorso partecipato che si sta svolgendo un po' a macchia di leopardo su tutti i territori della provincia dell'Aquila e, se non sbaglio, anche della regione Abruzzo, che viaggia verso un unico grande obiettivo, ovvero quello di arrivare al raggiungimento di un risultato che possa dare un contributo al reparto di oncologia dell'ospedale dell'Aquila, dove con molta probabilità verrà acquistato un macchinario innovativo che nel nord Italia già è all'interno delle strutture ospedaliere, che va a prevenire, a contrastare l'inevitabile, come dire, effetto collaterale di un percorso chemioterapico. Il servizio civile è un'esperienza di vita, un anno di crescita personale, e io ho intrapreso questa esperienza perché avevo bisogno di crescere, avevo bisogno di formarmi, e dopo un anno di esperienza ho deciso che volevo terminare questo anno in un modo particolare. Volevo organizzare una giornata e insieme alle associazioni di Scoppito abbiamo deciso di organizzare la giornata della solidarietà. Faccio un appello, se posso, a tutti i ragazzi della mia età, più giovani, in realtà a chiunque: fate volontariato, facciamolo insieme, perché fare un qualcosa per l'altro in realtà è fare anche un qualcosa per se stessi. Il
momento musica e parole ha commosso tutti. Una giovane donna ha voluto leggere alcuni passi del suo diario, dove racconta il proprio stato d'animo e la propria esperienza, accompagnata dalle note di canzoni in perfetta sintonia con il racconto. Un momento che ha saputo toccare il cuore di tutti i presenti, in quanto non è semplice immedesimarsi in queste storie, ma neanche raccontarle. La naturalezza, l'emozione tangibile, la forza mostrata hanno reso questo momento unico. Possa il vento stare sempre a due spalle, possa il sole splendere sul tuo viso e la pioggia cadere leggera sulle gambe, e finché ci incontriamo di nuovo, possa Dio tenerti la mano. Tre minuti, solo tre minuti per parlarti di noi. La giornata è proseguita con l'intrattenimento musicale. C'era anche la dottoressa Cannita, che ha voluto prendere parte all'iniziativa, visto il tema. La collaborazione, la partecipazione e le donazioni da parte delle associazioni dei privati cittadini è stata fondamentale. Un piccolo tassello, questo, che si aggiunge a tanti altri, che servirà per l'acquisto di apparecchiature specialistiche all'avanguardia, al fine di alleviare i dolori dei pazienti oncologici e riuscire a salvare sempre più vite umane.